avete visto la domanda, poi... non andate avanti a scrivere cose che cioè che vuoi fare. Ma allora guarda, un concetto fondamentale: io ho girato più di 40 paesi al mondo, dall'Africa all'America, quello che ti pare. L'Italia tutta, perché per lavoro da Trapani a Verbania, quindi al Bazzanar e al Reno, fa come ti pare, descrivono come ti pare. Ma quello che abbiamo noi non esiste. Noi dobbiamo capire quello che abbiamo e dobbiamo amare Macerata, il territorio. Quindi faremo un palazzetto, lo faremo tutti insieme, sarà un sogno, vedremo, non lo so. Però se non ci mettiamo il cuore e capiamo quello che abbiamo, non andiamo avanti. A me mi dicono, ci hai abbandonato a Camerino, non capiscono che Camerino, Macerata, è un territorio, non è un paesino. Se no ritorniamo al Medioevo, ritorniamo alle signorie, al castello, alle battaglie, siamo finiti. Macerata non risorge con Macerata, risorge con tutto il territorio. Lo sport è molto importante, perché uno che sta a Camerino viene a vedere la squadra di pallavolo, ma non va via, deve ritornare su un ristorante, su un bar, dobbiamo far rivivere questa città. È come lo Sferisterio, non deve essere un mordi e fuggi. Dobbiamo ricostruire un tessuto maceratese di vivere bene in questa città. Non avevo completato la domanda, se questo dovesse essere il fatto che tu ti candidi al sindaco, a fare il sindaco. Sì, mi candiderò, aspettate che vi do anche un annuncio, così forse sabato ci sarà questo annuncio. Questo nuovo? L'annuncio della mia candidatura. Probabilmente la conferenza. Sarò il sindaco di San Marino, non è il sindaco.